Buongiorno a tutti, sono Paola Findoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Come il narcisista fa a farti ricadere nella sua trappola? Come può un narcisista riuscire nel suo intento di riprendere il controllo della persona che decide di mettere fine ad una relazione? La tecnica manipolatoria dell'Ubering è una strategia manipolatoria spesso usata che induce in chi è stato o stata vittima di abuso narcisistico a cadere nella trappola dei sensi di colpa. Iniziare col dire che esistono diversi modi che un narcisista utilizza per riavvicinarsi all'ex partner. Di seguito troverai alcuni esempi e alla fine dei suggerimenti che ti torneranno utili per non farti abbindolare. La vicinanza emotiva. Un narcisista può farsi vivo con te attraverso l'invito di messaggi che indicano vicinanza emotiva, ovvero sto parlando di una falsa vicinanza emotiva. Può anche, ad esempio, inviare un messaggio tipo: questo è un periodo per te molto delicato, lo ricordo bene e per questo volevo farti presente la mia vicinanza in un periodo realmente delicato che stai attraversando. Messaggio del come se nulla fosse successo, ancora un narcisista può comparire nuovamente nella tua vita senza un reale e valido motivo, come se la vostra relazione non fosse mai finita. Insomma, non stupirti se arriva a mandarti un messaggio fingendo che le cose non siano mai cambiate, per quanto questo possa essere assurdo, chi adotta un atteggiamento simile lo ritiene un comportamento naturale da assumere. Nelle occasioni speciali, qual è il miglior momento per mettere in pratica il proprio gioco manipolatorio se non in un'occasione di una circostanza particolare? Un compleanno, magari? Il narcisista, insomma, non si fa scappare proprio nulla. Può agire anche in queste occasioni speciali, attraverso l'invio di messaggi dolci, per ricordarti la sua esistenza. Messaggio che riguardano i bambini. Il narcisista può fare anche questo, contattarti, con la scusa di farti avere un messaggio di auguri, magari per il tuo nipotino. Ovviamente il suo scopo non è quello di inviarti realmente gli auguri, ma quello di farsi presente. Eventi futuri. Anche questo è uno scopo che si può perseguire facendo riferimento magari ad un evento, un concerto, uno spettacolo, eccetera, che si terrà a breve. Ebbene sì, può contattarti con la scusa di un concerto che non può essere assolutamente perso. Messaggi che riguardano le tue preferenze. Il narcisista ha sicuramente una lunga memoria ed è proprio grazie a questa che può cercare di fare centro parlandoti di cose che ti piacciono. Per questo può invitarti ad una lezione di yoga, sa che ti piace tanto. Messaggi riguardanti problemi di famiglia. Ovviamente, tra questi modi non va dimenticata la carta della vittima. Insomma, non è certo insolito che un narcisista si faccia avanti con la scusa di avere problemi familiari o di avere o di vivere una crisi esistenziale. Addirittura può arrivare ad inventarsi di avere una grave malattia pur di attirare la tua attenzione. Messaggi finti o mandati per sbaglio. La lista delle scuse non finisce qui. Un narcisista può scegliere di inviarti messaggi indirizzati ad una persona sbagliata, dicendo che ciò che è avvenuto è avvenuto per errore. Messaggi che fanno leva sul senso di colpa. E il senso di colpa? Un narcisista può fare leva anche su questo, inviandoti messaggi per cercare di ammorbidirti, parlando di argomenti che possono, in un certo senso, lasciare l'amaro in bocca. O comunque anche solo il minimo dubbio se tornare con lui oppure no. Messaggi riguardanti una probabile connessione profonda, per farti credere che siete fatti l'uno per l'altro.
Un ex narcisista può mandarti messaggi con il solo scopo di riportare alla tua mente tutto ciò che facevate insieme, il legame profondo che vi univa e che non potrete avere con nessuna o nessun altro, se non con lui o con lei. Messaggi di accuse. Infine, un narcisista può arrivare a farti credere di essere arrabbiato perché un qualcosa che avete fatto a lui o ad un'altra persona a lui cara, anche in passato. Ovviamente tutto questo è frutto della sua immaginazione, è una tattica per attirarti e dare vita ad un nuovo dialogo. Come non caderci? Ignorarlo. Non riprenderli. Se individui narcisisti e li hai già rigettati per cattivi comportamenti nei tuoi confronti, non riprenderli. È altamente improbabile che essi si comporteranno diversamente in futuro. Datti il tempo per elaborare rispetto dei confini. Se queste persone non hanno rispettato i tuoi limiti all'inizio della relazione, non rispetteranno i tuoi limiti più tardi nel corso del tempo. Fidati, della tua pancia, del tuo plesso solare. Se stare con questa persona ti mette a disagio o ti costringe regolarmente a fare cose che non vuoi fare, probabilmente questa persona non è giusta per te. La tua pancia lo sa già dai primi appuntamenti, quindi fidati una volta tanto del tuo istinto prima che sia troppo tardi. L'amore non dovrebbe mai creare disagi o sottomissioni, ricordalo. Chiedi aiuto. Chiedi aiuto a chi ti può aiutare, chiedi aiuto a chi ti fidi, chiedi aiuto per rinascere, per riprenderti in mano. Se hai bisogno del mio aiuto con l'ipnosi e veramente vuoi lavorare su te stessa per rinascere, per riprenderti in mano, per tornare nuovamente a sorridere, contattami. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.